Da anni, Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali, puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. La chiamavano maternità, fa pensare insomma a un tempo passato rispetto a un cambiamento. Oggi effettivamente la maternità è cambiata o no? Secondo me assolutamente sì. Prima la maternità sembrava una cosa più semplice, adesso la maternità è piena di tantissime aspettative, di sovrastrutture, però quello che resta in comune tra la maternità di ieri e quella di oggi è l'imperfezione, perché non esistono le mamme imperfette. Con il nostro libro abbiamo voluto proprio fare un'ode alle mamme imperfette, lo siamo tutte quante, chi ha il dono, il privilegio di essere madre, e vogliamo un po' finalmente elogiare l'imperfezione in questo mondo che ci chiama a essere perfette, belle, pimpanti, in armonia con i nostri figli, con i nostri mariti, con gli amici. I social soprattutto hanno questo obiettivo di perfezione, e noi smontiamo un po' questa impalcatura, ci mettiamo a nudo, ci raccontiamo e raccontiamo anche le storie di tante altre mamme imperfette come noi. Si dice che l'Italia non è un paese per donne, ancor meno per mamme, tanto che è un paese dove i figli effettivamente se ne fanno davvero pochi. Lo spazio per una donna, che insomma deve, si dice sempre che la donna deve essere multitasking, è così? Perché chiedere alla donna di saper fare tutto, più cose addirittura contemporaneamente, o fare una scelta tra la carriera o essere madre? Secondo lei qual è la giusta dimensione? Parto dalla fine. Io per prima ho avuto una bella battuta d'arresto quando sono diventata mamma, già quando ero incinta, perché ho avuto una gravidanza a letto. Mi occupavo di cronaca giudiziaria per mestiere e ho dovuto fermarmi. Sono stata fuori dai giri per 2 anni e poi ho dovuto reinventarmi, ricominciando da zero, da un settore che non era il mio, appassionandomene, però a dimostrazione che in Italia il cambiamento deve essere epocale, perché altrimenti si rischia davvero che i figli resteranno pochi e saranno figli di mamme insoddisfatte. Quindi è necessario un interessamento di tutti per quel che può valere questi appelli, quanto scriviamo noi, ma anche tante cordate che molte colleghe e anche molte mamme portano avanti affinché qualcosa cambi, perché è davvero dura essere mamma oggi in Italia, ed è importante essere mamma anche lavoratrice, perché chi desidera anche realizzarsi professionalmente ha il diritto di farlo. Speriamo che le cose cambino.